professore Marco Muccerelli, era questo, volevo dire, dopo chi si era prenotato può intervenire, va bene? Io lo ringrazio nuovamente perché ha fatto anche una corsa, viene da Pisa. Nelle primissime operazioni che si fanno
per due motivi indotta, diciamo, per due modalità principali. Quella che vedete sulla sinistra è, diciamo, quella più classica, per cui c'è un pozzo nel quale un fluido viene immesso in pressione e praticamente nelle vicinanze di questa zona di emissione c'è una faglia. Quello che succede è che l'aumento della pressione praticamente lubrifica la faglia e favorisce l'occorrenza di terremoti su falde che sono genericamente di solito già presenti in sito. L'altro invece è parecchio più complicato come metodo. Sostanzialmente quello che succede è che per operazioni ripetute, ad esempio per cicli di invaso e svaso di un bacino idroelettrico, ovvero per iniezioni e reiniezioni di un impianto a gas, eccetera, quello che succede cambiano proprio i parametri della roccia e c'è l'attivazione di sismicità senza che sia necessario avere un contatto tra i fluidi che vengono iniettati o estratti e la zona di falde, proprio una diffusione dello sforzo all'interno del volume di roccia. Questi sono i due modi in cui, diciamo, l'intervento dell'uomo può causare sismicità. Ovviamente poi quando parliamo di geotermia parliamo di una grossa branca nella quale c'è di tutto, dalla pompa di calore a 40 metri agli impianti a ciclo combinato, agli impianti con idrofratturazione, agli impianti in acquifero a circolazione. Quindi c'è tutta una serie di diversi tipi di impianti che hanno un diverso impatto anche in termini di sismicità indotto. Ovviamente quella che è balzata recentemente all'onore della cronaca, perché è la più impattante di tutti, è quella cosiddetta stimolata o enhanced geoterma, come la chiamano in inglese, perché lì viene fratturata la roccia per aumentarne la porosità, si inietta dell'acqua che non è presente e questo crea di solito sismicità indotta. Questo avviene perché in realtà non ci sono molti posti nel mondo nel quale si trova acqua calda, circolante e libera in un acquifero a temperature sufficienti. Quindi l'idea è che uno sfrutta il calore presente all'interno della terra, dove non c'è l'acqua, viene iniettata, l'acqua diventa pressione e torna alla superficie. Questo è un elenco che è stato fatto da ricercatori italiani e svizzeri ad un lavoro del 2012, è un pezzo di una tabella che in realtà è molto più lunga, dove loro fanno vedere in quali impianti si sono avuti in passato eventi di sismicità indotta e i quali invece no. Adesso non siete praticamente nulla, però fidatevi, praticamente la maggior parte degli eventi indotti sono quelli che loro chiamano stimulation, cioè gli impianti nei quali vengono prodotte fratturazioni per aumentare la porosità della roccia, molto meno, quasi nessuno, in quelli a circolazione spontanea. E Monte Agnata è censito con un terremoto di magnitudo 3 nel 1969 che viene attribuito alle operazioni del campo geotermico dell'amianto. Poi gli stessi autori aggiungono in realtà in un paragrafo dedicato proprio all'area di Monte Agnata che oltre a questo evento dell'83, quando c'erano dati di una rete di 10 stazioni al sito che è stato operativo dall'82 al 92, avevano registrato questo evento di magnitudo che secondo delle classi di magnitudo fra 3.0 e 3.5 e poi è riportato l'ulteriore evento che però questi autori non lo riportano come registrato dalla rete locale ma solo dalla rete nazionale degli NGU, l'evento che conoscete benissimo del 2000 sul quale torneremo poi più avanti. Quindi vuol dire in letteratura l'area di Monte Agnata è nota per avere dato anche in passato questo tipo di problemi. Perché è importante che il dato di monitoraggio sia pubblico prima del terremoto e non dopo. Lo vedete in questa diapositiva, questo è il famoso caso di Basilea. Nel 2007 una sequenza sismica che ha causato danni per circa 70 milioni di euro, anche se non è stata riconosciuta la responsabilità penale, è stata comunque riconosciuta la responsabilità civile della compagnia che stava conducendo le operazioni. Vedete la data, praticamente dal 1 di dicembre iniziano le operazioni di iniezione, verso il 5 dicembre la sismicità inizia a aumentare, con la linea rossa vi fa vedere che aumenta il numero di eventi, aumenta anche la magnitudo, dopo alcuni giorni viene il terremoto più forte. Vengono fermate le operazioni, quell'altra linea tratteggiata che vedete, ma a quel punto la sismicità non si ferma e continua per altre due o tre settimane. Quindi la sismicità indotta è
norma, virgolette, di previsione, nel senso che si vede l'evoluzione della sismicità verso una magnitudo maggiore, un maggior numero di eventi. È chiaro però che questi dati dovrebbero essere noti ai pubblici e ci deve essere un sistema di controllo, per cui se qualcuno eventualmente non rispettasse, diciamo, i parametri fissati, se ne deve assumere responsabilità. Dopo si fanno delle bellissime autopsie, ma di solito non si cura il malato. Stessa cosa è successo il mese scorso. Questa è la sequenza di San Gallo, dove vedete c'è un primo sciame il giorno 14, un secondo sciame il giorno 18, poi dal giorno 19 inizia a esserci molta sismicità e c'è un terremoto di magnitudo 3,7 che avviene il giorno 20, vengono sospese le operazioni e da lì la sismicità cala in termini di magnitudo, ma non il numero di scosse, perché praticamente quello che è successo è che quello è diventato un terremoto abbastanza grande per avere la sua sequenza di scosse di assestamento e quindi va avanti per il tempo che deve andare avanti, anche se voi non state più stimolando praticamente la produzione. Quindi questo era il servizio geologico svizzero che è stato incaricato appunto di monitorare le operazioni, quindi ha registrato questa sequenza. Se metto una lampadina da 100 watt in quell'angolo, se no mi illumina la stanza. Il problema della magnitudo è questo: